Bentornati ragazzi, io sono Saladerf52 e oggi continuiamo la nostra avventura in quel di Unima. Nello scorso episodio siamo arrivati qui alla Foresta Bianca e per prima cosa devo dirvi ho registrato già un altro video, quindi io in realtà in questo momento, quello che sto facendo adesso, sono il Saladerf del futuro, mettiamo in conto questo. Sto parlando sopra questi secondi perché giocando il video per sbaglio ho parlato con uno dei sette saggi, intanto il titolo è quello di questo video. Per sbaglio ho parlato con uno dei sette saggi, non volevo, e quindi purtroppo uno dei sette saggi, che in realtà sono sei adesso perché Getsis se n'è andato, non avrei potuto metterlo nel video, anzi in realtà l'avrei dovuto prendere da qua e metterlo in quel video, cosa che sto facendo infatti. Però a questo punto, cioè volevo fare questo video più tardi, di quello dei sette saggi, ma a questo punto lo faccio adesso. Quindi se vedete i Pokémon, non adesso che ho insegnato cascata, i livelli sono bassi, ma dopo questa parte, ad esempio il Terror Panno, lo vedrete che lo prendo anche nel video di domani, proprio perché appunto questa parte è stata registrata prima di quello che vedrete dopo. Comunque, quindi qui sopra si trova il primo dei sei saggi che dobbiamo prendere, che ci ha chiesto Bellocchio. Allenatore, grazie alla tua forza hai raggiunto la torre Dragospira. Hai trasmesso i tuoi sentimenti a Zekrom? Si dice che la vera amicizia non conosca distanze. Se hai la fortuna di avere una persona cara che ti capisce, la sentirai sempre vicina, anche se dovesse trovarsi agli antipodi dell'universo. Tra te e i tuoi Pokémon c'è una grande intesa, proprio come quella che lega N ai Pokémon. Per questo voglio farti un dono. Gran fisico, beh, sicuramente un MT che potremmo insegnare a Embor. La leggenda della fondazione di Unima narra le vicende dei Pokémon e di esseri umani, uniti per cambiare il mondo. Il messaggio è semplice, ma carico di forza. Se è vero che gli eroi possono cambiare il mondo, è anche vero che chiunque può diventare eroe. Infatti, i cambiamenti avvengono per merito dei singoli individui. Allora, per quanto riguarda il Team Plasma, racconterai tutto a me, agente della Polizia Internazionale. Cosa importa ormai? Il Team Plasma ha cambiato me, ma non è riuscito a cambiare il mondo. Sono curioso di vedere cosa sarete capaci di fare voi. Grazie. Allora, escludendo Getsis, vediamo un po' quanti saggi rimangono. Ecco, ancora 5. Voglio sapere che cosa tramavano e a quale scopo. Beh, alla prossima. Immagino di aver detto qualcosa, il me del futuro sicuramente avrà detto qualcosa. Ora sono ritornato a registrare nel passato rispetto al Saladerf che avrà parlato sopra video di prima. Vabbè, sì, tutto un casino. Comunque, sto volando a Sciroccopoli e taglierò perché il prossimo si trova al Castello Sepolto. Ehi, Farsic, mi è giunta voce delle statue a forma di Pokémon e sono venuto ad esaminarle. A proposito, queste statue in realtà non sono altro che dei Darmanitan. Quando dormono si induriscono e diventano così. Secondo i miei calcoli queste statue sono qui da circa 2500 anni. Deve essere da allora che i Pokémon si sono addormentati. È all'incirca all'epoca in cui il Castello Sepolto era ancora un fiorente castello ed è probabile che loro ne fossero a guardia. In realtà più che dormire questi Pokémon stanno meditando, se si svegliassero tornerebbero a fare i guardiani del castello. Non ci crederai, ma ho qui lo strumento che può risvegliare i Darmanitan, è l'Iramella, tieni Farsic, potrebbe tornarti utile. Davvero? L'Iramella risveglia i Darmanitan Zen? Bene, io torno al laboratorio Pokémon, allora ciao. Ma veramente funziona? Non l'ho mai saputa questa cosa? Ah sì, ok, allora lasciamola per il futuro questa cosa, perché adesso abbiamo un altro obiettivo. Poi magari quando faremo backtracking di alcune cose, ad esempio alcune grotte che non abbiamo ancora visto, verrò qui apposta, come ho fatto ad esempio per l'uovo. Comunque, come immagino già detto prima, adesso vedrete i Pokémon allenati di più rispetto allo scorso video, perché ho registrato già un altro video di una parte di un percorso e c'erano tante lotte da fare e non ricordo, erano tutti verso il 55, quindi ora sono verso il 57, non tutti, però la maggior parte dei Pokémon che ho sì, quindi sì, vedrete questa differenza di livello proprio perché, come vi ho detto, ho già registrato un video che vedrete domani, quindi in realtà non è che è chissà quanto lontano. Comunque, nel Castello Sepolto, oltre ad esserci una recluta del Team Plasma, qui c'è una stanza che prima non c'era, che appunto è questa. È un labirinto, è più o meno lo stesso labirinto che c'è in Pokémon
no, Platino, sì, in Pokémon Platino, non mi ricordo se in Diamante e Perla, sì, però in Platino sicuro, che è dove si va a catturare Giratina, ma non nel mondo distorto, magari c'era anche qua, però nella grotta ritorno, ecco, mi è venuto il nome adesso, praticamente è un labirinto, ogni porta che prendete vi porta casualmente da un'altra parte e noi dobbiamo appunto prendere tutte queste porte e arrivare dove c'è uno dei sei saggi che dobbiamo prendere. Mi era venuto in mente già di cambiare video e quindi magari più o meno riniziarlo da capo, in realtà avrei dovuto registrare solamente l'intro e farvi vedere direttamente i sette saggi senza fare il percorso. Avrei potuto fare così, però non ci ho dato molto peso, ho detto vabbè dai, non fa niente, poi quando troviamo i sette saggi, sei, vabbè sì, li troviamo e basta. Invece no, perché tutti, tranne quello là che appunto ho trovato come primo, si trovano in posti specifici. Anche quello ovviamente sarà sempre lì, però quello è un posto nuovo, appunto era nuovo perché non ci siamo ancora stati, anche se io sì. Quello che sto cercando di dire è che il primo dei sei saggi che dobbiamo prendere era in un posto nuovo, tutti gli altri, quindi i cinque che dobbiamo prendere adesso, si trovano in posti che abbiamo già visitato. Il castello sepolto, non quest'area ovviamente, però il castello sepolto l'avevamo già visitato ad esempio, e tutte le altre aree le abbiamo già viste, non si trovano avanti nell'avventura. Sono qui al castello sepolto per catturare Volcarona e offrirlo a Getsis, ma stando a quello che dice il trio oscuro pare che Getsis al momento sia sparito. I sette saggi. Siamo invincibili solo quando siamo tutti insieme. Ma che significato ha ormai tutto ciò? Non lo so più. Non importa se siamo stati usati, ma è triste che il sogno si sia infranto. Prendi questo, a me non serve più, me l'aveva dato Getsis, ma ormai non ne ho più bisogno. Il nostro palazzo, così come il castello sepolto, è in rovina. Ma c'è una grande differenza. Il castello sepolto è ancora testimone di splendori passati, mentre il nostro palazzo non lascerà alcuna traccia. Allora, per quanto riguarda il Team Plasma, racconterai tutto a me, agente della Polizia Internazionale. Va bene, però noi non sappiamo molto, né di Getsis né di Enne. Non siamo nemmeno sicuri che siano padre e figlio. Grazie. Allora, escludendo Getsis, vediamo un po' quanti saggi rimangono. Ancora 4. Vorrei proprio sapere cosa tramavano a quello... vabbè, dice sempre la stessa cosa, ho capito. Prima ho tagliato, adesso invece no. Vi faccio vedere che usciamo. In realtà ho tagliato per il semplice fatto che non sono andato indietro, cioè... ho dovuto riniziare un video da capo, ecco, perché non avete visto io che volavo. Cioè, sì... ma non dal punto dove abbiamo trovato il saggio, ma dalla foresta bianca. Comunque adesso vi faccio vedere che usciamo, perché c'è uno strumento da prendere, me lo ricordo, in realtà me lo sono ricordato forse un po' troppo tardi, perché almeno mi toglievo in mente il dover trovarlo, perché appunto pensavo di doverlo trovare entro la via Vittoria, invece non l'ho trovato. PP Max, va bene, questo è buonissimo, è il primo che troviamo, credo. Potrei utilizzarlo su qualche mossa che sono sicuro non toglierò mai, come ad esempio tutte di quelle che hanno i miei Pokémon. Vabbè, non lo so. Comunque, questa MT, sì, è l'MT 26, guarda caso la metà di 52, è terremoto. Adesso, volando, dobbiamo volare, facciamo... vabbè, è uguale, tanto dobbiamo andare nella cava pietra elettrica e in altri posti. Come vi ho detto, sì, tutti i saggi si troveranno in posti dove già siamo stati e dove c'è stato il Team Plasma anche, quindi potreste provare ad immaginare quali sono i posti dove si possono trovare i saggi. Vi voglio anticipare che uno di questi saggi che dobbiamo andare a prendere è dopo circa quasi una decina di lotte, Pietra Albore, non male trovarla così a caso poi, comunque sì, dopo una decina di lotte, non so se sono proprio 10, potrebbero anche essere di più o di meno, però vi anticipo che forse le taglierò tutte quante, ma poi vedremo. Ad Austropoli non ti avevo prestato la minima attenzione. Getsis invece ha voluto metterti alla prova proprio qui, nella cava pietra elettrica. E io ora, ancora una volta, voglio vedere quanto vali. Allora, Team Plasma, venite fuori. Me ne occupo io.
No, perché non una lotta in doppio? Cioè, era meglio una lotta in doppio a questo punto, poi avevate più possibilità di battermi. Oddio, forse meglio, perché i livelli, considerando il crocodile che abbiamo battuto prima, sono alti, quindi una lotta in doppio con questi livelli forse non mi conveniva. Allora, meglio così in realtà, perché sì, i livelli sono 56, che poi è solamente di un livello in più a quello che avete visto quando ho insegnato cascata. Quindi Galvantula l'ho usato poco, vabbè, lasciamo perdere, tanto il video lo vedrete domani lo stesso. Taglierò tra l'altro nel video ovviamente la parte dove parlo con il come si chiamano? Saggio, il saggio, lo vedrete, però ci sarà il taglio, quindi mentre ci sto camminando a fianco scomparirà, quindi sì, perché appunto c'è, però devo tagliare tutta la parte con cui parlo, quindi scomparirà e io continuerò per la mia strada andando verso sinistra. Non l'ho ancora fatto questo taglio, già mi fa ridere il fatto che scomparirà il saggio mentre ci passo vicino. Non lo so perché, ma quando faccio i tagli e capita qualcosa, magari che una persona si teletrasporta da un'altra parte, a me fa ridere. Però va bene così. Ah, tecnicamente adesso ci dovrebbe sfidare anche l'altro tizio, no, è femmina, la tizia del Team Plasma, è lo sprite della femmina, credo di sì. Dovrebbe, poi ovviamente mettono sempre uno e uno. Eh sì, ok, avevo ragione. Comunque, quindi, quello che vi ho detto prima, che taglierò tutte le lotte che ci saranno in un determinato saggio, che non lo so, vabbè, potremmo pure andare dopo questo, però no, a sto punto facciamo uno più facile, dove non ci sono lotte proprio. Non so perché, però me lo ricordo. Comunque sì, il saggio dove ci sono quella decina di lotte più o meno che vi ho detto, cercherò di non tagliare quelle belle o importanti o con Pokémon belli, però secondo me dovrò tagliarle tutte, perché se non le taglio il video potrebbe venire oltre 50 minuti addirittura. Sì, non scherzo, perché ovviamente come state vedendo anche contro questi qua del Team Plasma i Pokémon sono oltre il livello 60, loro ce li hanno a 62, lì è un percorso più o meno, potrebbero averli tra il 62 fino magari al 64, non come al 65 del percorso che abbiamo fatto nell'episodio di ieri. E vi dico che nell'episodio che ho registrato stamattina i livelli erano fino al 68, però questo lo vedrete domani. Sì, sono meno alti, però sono sempre più alti dei nostri e vanno sempre quasi ad essere più di 10 livelli di differenza, perché ora siamo tra il livello 56 con Jellicent, più o meno con anche gli altri, qualcuno sta al 57, però la differenza è sempre di tanti livelli e quindi ogni colpo, soprattutto se la mossa è super efficace, quella che subiamo, può essere tranquillamente fatale. Proviamo a fare una cosa, vedete a quanti minuti siamo adesso? Io ovviamente con la registrazione ho un altro minutaggio, quindi con i tagli non lo so a quanto stiamo, però voi provate a controllare a quanto siamo arrivati e quanto dura il video. Vi dico che mancano tre saggi, due di questi tre non hanno lotte, uno sì, vi ho detto appunto la decina di lotte, quindi più o meno i minuti che mancano al video potreste provare ad immaginare se qualche lotta l'ho lasciata o tutte quante oppure nessuna. Quindi facciamo che io sono adesso a 27 minuti di registrazione, ma per il semplice fatto che ho girato un sacco e in realtà ho anche fatto un'altra cosa che potrei non avervi fatto vedere, ma lasciamo perdere. Quindi posso provare ad immaginare quanti minuti posso tagliare, però non ve lo so dire proprio con esattezza. Quindi provate voi ad immaginare quanto tempo c'è. Anche Pokémon del Team Plasma ho premuto A per sbaglio. Vabbè, a sto punto fa niente, non ci interessa quello che dice. In realtà interessa più quello che dice quando arriva Bellocchio, perché qualcosina, ad esempio come il fatto... dovrebbe avere il Pokémon, farebbero di tutto allenatore. Sì, va bene, ok. Vediamo cosa dice adesso con Bellocchio. Per quanto riguarda il Team Plasma, direte tutto a me, Polizia Internazionale. Posso perdonare chi lascia il Team Plasma per stare con i Pokémon, ma non potrò mai perdonare chi volta le spalle ai Pokémon. Ok, va bene. Speravo qualcosa di più. Escludendo Getsis, se ne mancano ancora tre. Ok, sì, come vi ho detto, quindi mancano tre
saggi da prendere, due dei quali non hanno allenatori, il terzo ne ha tantissimi. Ora, usciti dalla cava pietrelettrica, utilizziamo volo e andiamo a prendere quello facile, andiamo a Libeciopoli, anche perché è qua vicino. Non si trova a Libeciopoli, ma si trova dentro il deposito frigo, perché appunto nel deposito frigo c'era il Team Plasma e quindi ora c'è uno dei sette saggi. Potreste forse aver immaginato che volevo andare direttamente da uno dei saggi quando avete visto che sono tornato qui a prendere idrovampata? In realtà lì non ci stavo pensando ai saggi, proprio perché volevo farlo più avanti. Però ora, diciamo che visto che mi vedo costretto a farlo, lo sto facendo. Però sì, qui dentro, ovviamente nella parte finale dove stava effettivamente Violante era, mi sa che poi è quello che dobbiamo trovare adesso, che è Violante con tutti quelli del Team Plasma. Ancora qui a ficcare il naso? Vedo che è proprio un brutto vizio. Voglio soddisfare la tua curiosità raccontandoti di me. Respirare e sentire il proprio cuore che palpita. Sono segni che siamo delle creature viventi. Eppure per me vivere non si limita a questo. Nella gioia o nel dolore l'importante è sentirsi sempre vivi. E Getsis mi ha dato questo dono prezioso. Che cosa voleva realizzare? Questo ormai non conta più. Anche il freddo che sto patendo qui ora è la prova che sono vivo. I Pokémon e gli esseri umani vivono fianco a fianco sostenendosi a vicenda, perlomeno così sembra, ma allora è davvero necessario liberare i Pokémon? Parlando con te scopro altri aspetti del problema che necessitano di riflessione e approfondimento. Intanto, per ringraziarti della tua pazienza, voglio farti un regalo. Unghie cuzze, tutte mosse che boostano, incredibile. N voleva rendere i Pokémon degli esseri completi. Forse i Pokémon possono aspirare alla completezza pur restando legati agli esseri umani. Allora, per quanto riguarda il Team Plasma, racconterai tutto a me, agente della Polizia Internazionale. Qui fa troppo freddo e sono stufo di battere i denti. Dammi tempo e ti racconterò tutto. E ora portami con te dove vuoi. Grazie, ce ne mancano due e lo sappiamo. Qualcos'altro ci dice o no? Alla prossima e basta? Ok. Allora adesso, uscendo quindi da qui dentro, voliamo a quello che faccio pieno di tagli, sì, voliamo a quello, Levantopoli, ok. Il cantiere dei sogni, ricordate, no? Che il cantiere dei sogni è stato il secondo posto dove abbiamo trovato il Team Plasma. In realtà uno non si trova dove abbiamo trovato il Team Plasma, ora che ci penso, però vabbè, lasciamo perdere, che è l'ultimo ovviamente. Questo qui non si trova all'interno del cantiere dei sogni dove sta Taglio, ma dove prima non potevamo passare perché c'era un cono a terra. Qui invece, vedete, adesso possiamo passare, è una magia in realtà, e qui sotto appunto ci sono tutti quegli allenatori che vi ho detto. Vi faccio vedere ovviamente solo i livelli che faccio con i Pokémon, che purtroppo però vi accorgerete che nel prossimo episodio saranno a meno dei livelli che stanno facendo adesso, perché appunto l'ho registrato prima, ma quindi non domani ma dopodomani avrete i Pokémon con i livelli che hanno fatto in questo episodio. Per sfidare questa scienziata e anche altre persone che si trovano qua, dovete mettervi in un punto dove non vi vede mentre fa il giro e premere A ripetizione finché non vi passa vicino, così parlandole o parlandogli, perché anche i maschi si spaventano, inizierà la lotta. Questa è la seconda sveglia che trovo, il motivo è perché tutti i tizi che stanno in questo posto hanno Pokémon di tipo psico e quindi vi possono utilizzare ad esempio ipnosi per addormentarvi, e quindi ci hanno messo un paio di sveglie a terra. Pokémon psico vi dico come ad esempio Drowsy e Hypno che ho visto. Il tizio di prima aveva Beldum e Metang, ve li dico perché credo che non ve li sto facendo vedere, anzi no, in realtà sono abbastanza sicuro che li ho tagliati tutti quanti, perché appunto tutte queste lotte fanno solamente aumentare la durata del video. Uno aveva anche Natu, che mi ha shottato con Funesto Vento, mossa di tipo spettro, che aveva prima il nostro Frillish. Natu, ricordate, ha shottato con Funesto Vento il mio Jellicent. Natu, un Pokémon pre-evoluzione con delle statistiche molto basse, con una mossa non stab, solamente super efficace, ha shottato Jellicent.
È vero che stava a livello 64, Natu, però mi sembra lo stesso esagerato, cioè Jellicent un po' di difesa speciale ce l'ha. Anzi, ne ha tanta, considerando che ha resistito una palla ombra di un Jellicent avversario alla Lega, oppure il fulmine di un Beyem che sì, non era stabbato, però sempre super efficace, proprio come Funesto Vento, e fulmine è molto più forte di Funesto Vento. E poi Beyem è molto più attaccante speciale di Natu, quindi boh, non aveva boost in attacco speciale quel Natu e io non avevo la difesa speciale diminuita, quindi non lo so. Comunque abbiamo spostato il masso che abbiamo visto all'inizio della nostra serie, Mangia Sogni. Se avessimo una mossa per addormentare potremmo fare la combo, ma non ce l'abbiamo. Comunque, Mangia Sogni, se vi interessa, si trova qui. Ora abbiamo anche lo shortcut, però adesso ritorno indietro perché dobbiamo parlare con il saggio, ovviamente. Boo! Ti ho colto di sorpresa? Tu sei l'allenatore che ha distrutto il nostro palazzo. In quell'occasione sono stato io a sorprendermi. Il fattore sorpresa provoca turbamento nel cuore dei uomini e Pokémon. Apre una breccia che rende impossibile utilizzare la propria forza. Così noi abbiamo sorpreso le persone facendo sorgere il nostro castello e attraverso la breccia aperta dalla sorpresa abbiamo conquistato l'animo della gente installando ammirazione per noi e desiderio di un nuovo mondo. Ma vedendo la forza d'animo tua e dei capipalestra mi chiedo, fino a che punto è stata una strategia efficace? Sarà questa forza d'animo l'elemento necessario a condurre Pokémon verso la tappa successiva? Scusa se mi sono dilungato in discorsi noiosi, piuttosto prendi questa danza spada, grazie mille. Credo di aver letto un po' male. Sei tu che hai posto fine al sogno di N, non dimenticarlo. Allora, per quanto riguarda il Team Plasma, racconterai tutto a me, agente della Polizia Internazionale. I sogni mostrati dal fumo chiaro di Musharna non sono che mere illusioni, i veri sogni sono quelli che si realizzano con le proprie forze. Grazie, ne manca ancora uno, eh sì. Ricordate dove abbiamo preso Cascata? Benissimo, però prima mi sono dimenticato di prendere un oggetto qua, l'ho visto prima quando sono sceso dall'altro lato. Il ricerca strumenti deve essere sempre attivo anche se so che non ci sono strumenti. Che cos'è? Cucchiaio torto, ok. Potenzia le mosse tipo psico, va bene. Quindi adesso usciamo da questo posto che è bello ma fastidioso perché ci sono troppe lotte, vabbè lasciamo perdere. Voliamo a 420 che è la città che c'è sotto Levantopoli, dobbiamo andare quindi sul percorso 1 a sinistra sull'acqua, ma ve lo taglio perché ve l'ho fatto vedere già una volta. Quindi andiamo direttamente dove si trova il saggio. Qui si sente il profumo del mare. È proprio lo stesso profumo della regione dove sono nato. Getsis ha viaggiato per tutto il mondo per accumulare ogni forma di conoscenza e cercare dei degni compagni. Ha capito subito i miei desideri dal primo istante in cui ci siamo incontrati. Leggere nel cuore delle persone e capire i loro desideri sono capacità essenziali per vivere insieme agli altri. N ha lo straordinario potere di capire i sentimenti dei Pokémon. Ma d'altro canto non è ancora riuscito a penetrare nei meandri raconditi del cuore degli uomini. Del resto sono sicuro che anche questo rientrasse nei piani di Getsis. Non ci è dato sapere quale verità e quale menzogna si declinino dietro i suoi discorsi. Questa me l'ha data proprio Getsis e ora non mi serve più, fanne buon uso. Doppio team, ok. Beh, la migliore danza spada sicuramente. Mi auguro che un giorno N riesca a comprendere non solo i sentimenti dei Pokémon ma anche quelli degli uomini. Allora ci rincontreremo di nuovo tutti insieme e potremo fronteggiare Getsis. Quindi alla fine più o meno tutti quanti sono contro Getsis. Però abbiamo trovato tutti, quindi cosa mi dice adesso Bellocchio? Senti farsi con informazioni da darti, mi è giunta voce che una persona dalle sembianze di N è stata avvistata in un luogo molto lontano da qui in compagnia di un Pokémon Drago. Io vado ad accertarmi della veracità dell'informazione, spero di rivederti presto. Perfetto, quindi abbiamo praticamente finito tutto adesso. Voliamo a questo punto di nuovo a Foresta Bianca, che è appunto dove finiremo questo episodio. Anche se in realtà mi devo mettere da un'altra parte, perché sì, l'episodio che vedrete domani non finirà in un centro Pokémon, ma questo è argomento del prossimo episodio, perché io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici, e se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram, venite a seguirmi e noi ci sentiamo al prossimo video.